E bentornate e bentornati sulle frequenze GDR Unplugged, l'altro modo di giocare di ruolo, come dice Roberto Giugno. Mentre io dico, diamo inizio alla rivoluzione. Ma questi slogan di merda. Ma non mi pagate abbastanza per queste cose? Comunque, a proposito di non mi pagate abbastanza, bentornate sul canale GDR Unplugged, dove giochiamo di ruolo, ma non a D&D. Questa sera, tra l'altro, non giochiamo neanche di ruolo. Perché? Perché ne abbiamo approfittato che manca il nostro amico Nicola. Per fare dell'altro, salutiamo intanto tutti i nostri spettatori che stanno seguendo live in questa puntata così inusuale del lunedì sera. Vi ricordo, se state guardando questo video su YouTube, che potete venire a chiacchierare con noi tutti i lunedì sera, tranne quando non ci siamo, ma di solito ci siamo. E sulla nostra chat GDR Unplugged su Telegram. Tra l'altro, siamo a quanti siamo? Aspetta, di qua. Quanti siamo? 6 abbonati, per cui vi ricordo che potete sostenere, se vi piace quello che facciamo, i nostri video, la nostra attività, così facciamo ancora più video e diamo da mangiare al gatto. Come? Abbonandovi al nostro canale Twitch, ho sentito il piripium, piripium. Wow! Gatto si è iscritto al nostro canale YouTube. Tra l'altro ringrazio chi si è iscritto al nostro canale YouTube, chi si è iscritto alla nostra pagina Facebook, ma vi ricordo, potete iscrivervi e abbonarvi al nostro canale Twitch. Noi parliamo di giochi di ruolo, non parliamo di D&D, ma parliamo degli altri giochi di ruolo. Un po' quello che i canali indie di videogiochi fanno nel campo dei videogiochi. Per quello siamo sempre quattro sfigati. Ma possiamo essere più di quattro sfigati se anche tu vieni con noi a giocare. Io ogni tanto tengo d'occhio, sento notifiche strane. Comunque, oppure abbiamo una pagina Patreon che presto avrà innumerevoli sorprese. Stiamo preparando per voi chissà cosa, e infatti non lo sappiamo nemmeno noi. Ma possiamo chiederlo ai miei compagni di merende. Questa sera non c'è Nicola, ma c'è Laufbahnstrasse Roberto Battle Bob. Aspetta, com'è che si pronuncia Battle Bob June? Certo, in onore della puntata di oggi sui PBTA, il mio nome prende spunto dalla Battle Babe, ma io invece sono la Battle Bob. Tra l'altro, la Battle Babe, è lo schianto, la Battle Babe, sì, è lo schianto in italiano, mi sembrava fosse il primo libretto che è stato fatto il primo personaggio che è stato fatto quando AV era ancora in fase sperimentale, dal buon panettiere. Ma andiamo a chiedere conferma a Filippo, che invece sarà il nostro sapientesta. Ciao Filippo! Ti sento un po' mogio, ti sento un po' così. Come mai? Sarà questo sfondo autunnale che hai dietro, Esatto, tramonto. tramonto su Los Angeles. Allora, quindi, ma prima dei PBTA c'era posta del cuore. No, non abbiamo ricevuto email. Abbiamo ricevuto lettere, che L'unica tristezza. volta che ti sei ricordato della posta del cuore non Certo, abbiamo colpa ricevuto. mia, vabbè. Io approfitterei dell'assenza della posta del cuore per fare una nota all'appello del nostro buon ospite, Mr. Mike. Lui ha detto una cosa, ha detto: se vi piace quello che facciamo, sosteneteci. E aggiungerei: ma anche se vi piace così così, o se non vi piace, voi intanto sosteneteci, che poi magari migliora, cioè, voglio dire. È come quelle serie che diventano belle dal quinto episodio. Io le odio, Madonna. io odio quelle serie che diventano belle dalla seconda stagione. Perché devo pumparmi tutta la prima? E ormai è un business che non rende più. Infatti non esistono quasi più. Quindi, Cosa? stasera parliamo di PBTA, giusto? Ah, sì, hai ragione. Questa sera la puntata è finalmente per fare chiarezza. Allora, oggi stavo pensando, ho detto, sarebbe bello parlare di motori di gioco, cioè grandi famiglie che usano lo stesso sistema più o meno, perché poi vedremo, in realtà Power by Apocalypse vuol dire tutto e niente, ok? E ho detto, di quali potremmo parlare? Ho detto, abbiamo trattato un sacco di Power by Apocalypse nel nostro canale. Perché non fare una disamina e chiarire anche diversi dubbi che ci sono in proposito? E quindi eccoci qua. Da dove cominciamo? Cominciamo da quale
quando, cos'è, cosa sono i Power by Apocalypse? Allora, i Power by Apocalypse sono nati contestualmente al primo gioco che sfruttava questo motore, e cioè Apocalypse World, o Mondo dell'Apocalisse in italiano, gioco creato da Vincent Baker nel 2010. Da lì in avanti Baker ha detto: questo sistema di gioco potete riutilizzarlo, potete declinarlo secondo i vostri scopi, potete hackarlo e mettete, se volete, se sentite che il vostro gioco è derivativo, utilizza meccaniche derivanti da il mondo dell'Apocalisse, mettete il marchietto Powered by Apocalypse. Tra l'altro questa cosa ha suscitato, chiariamo subito un dubbio, ha suscitato discussioni, polemiche successivamente, perché lui stesso ha sviluppato, che ne so, in italiano Fantasmi Assassini, che è molto diverso dal mondo dell'Apocalisse, e quindi sono sorti dubbi su cosa vuol dire essere un Powered by Apocalypse. Per sua dichiarazione diretta, essere Powered by Apocalypse vuol dire aver preso spunto come meccaniche da e sentire che il proprio gioco è di derivazione di design da il mondo dell'Apocalisse. Questo, tra virgolette, citazione sua. Per cui è facile dire cos'è un Power by Apocalypse. Se uno dice: il mio gioco utilizza due dadi da 6 e sento che questa cosa mi è derivata dal mondo dell'Apocalisse, metto che è un Power by Apocalypse. Non usa dadi da 6 ma usa le mosse, posso mettere che è un Power by Apocalypse. Non usa niente ma sento che è derivato da per esempio Memento è un derivato, è un Power by Apocalypse volendo, anche se non ha mosse, anche se non ha libretti, anche se non ha dadi. Ma sì, Power Apocalypse è un po' uno stato mentale. Certe volte ti svegli la mattina e ti dici: oggi mi sento Power by Apocalypse. Poi verso mezzogiorno ti passa, dici: no, in realtà sono più in uno stato mentale da feita. Se te lo senti, lo sai, come dice Giovannotti. Allora, fondamentalmente direi di andare a descrivere di cosa si tratta e poi passare a qual è stata la nostra primo, il nostro primo approccio col mondo dei Power by Apocalypse, perché è bello anche sentire le persone, qual è il loro background, qual è il loro, in questo caso il nostro. La mia storia è abbastanza divertente, tra l'altro. Ah, allora faccio un breve excursus su cos'è fondamentalmente, quali sono le caratteristiche fondamentali dei Power by Apocalypse, che poi li utilizzino o meno i giochi, e poi passiamo a, ti passo la palla per sentire qual è stato il tuo aneddoto a riguardo. Qual è il tuo aneddoto? Allora, fondamentalmente le caratteristiche fondamentali con cui sono nati i Power by Apocalypse, quindi anche il mondo di Apocalypse, e che poi sono state declinate in vari modi, è un motore di gioco che premia e sostiene la costruzione di una storia. Fondamentalmente già la caratteristica di possedere dei libretti, dei archetipi, delle classi che portano in gioco dei temi è una caratteristica fondante del gioco. Per esempio nel mondo dell'Apocalisse i vari libretti, il Sapientesta che porta il rapporto dell'uomo con la tecnologia, l'angelo che porta il tema del chi vive e chi muore e chi viene guarito per quale motivo, il capo della comunità che non mi ricordo come si chiama in questo l'Hardholder che porta in gioco la comunità, perché per esempio se non viene scelto il libretto dell'Hardholder potrebbe anche non esserci una comunità, perché non è un tema che i giocatori hanno scelto di introdurre al gioco. Alla stessa maniera altri Power by Apocalypse sono stati introdotti successivamente, per esempio Cuori di Mostro, il tema del vampiro porta alla manipolazione, il libretto del Lupo Mannaro porta il tema della violenza e del controllo della violenza, il fantasma porta il tema della presenza e dell'assenza all'interno della vita del gruppo, della società, e via discorrendo. Un altro che è un'altra caratteristica fondamentale sono le mosse, che spesso vengono fraintese. Qui faccio una piccola bolla, cioè nel senso
si racconta, anzi, che il motore dell'Apocalisse, il Apocalypse World, sia derivato da punti di gioco che Baker ha preso giocando ad Ars Magica, la sua campagna di Ars Magica. Praticamente ha formalizzato ciò che avveniva al tavolo di gioco, quindi il fatto che il GM costruisse il mondo e definisse il mondo, si andasse a chiedere al giocatore cosa voleva fare, il giocatore del personaggio agisse, e di conseguenza dopo il tiro di dado si andasse a vedere come erano cambiate la situazione e come il mondo rispondeva all'azione del personaggio. Questa è stata formalizzata nelle mosse. Le mosse hanno io lo chiamo un incrocio narrativo, hanno un innesco per cui tu arrivi, attivi la mossa in qualche modo facendo qualcosa col tuo personaggio, vai al tiro di dado, l'outcome, il risultato di dado ti dà un kick narrativo che ti strada su un certo risvolto della storia. Non è più un semplice ce la faccio, non ce la faccio, ce la faccio ma semplice, ma ti inserisce anche qualcosa a livello tematico narrativo che ti aiuta a costruire. Infatti i PBTA fatti bene sono quelli dove le mosse ti danno spunti per costruire la storia. I PBTA fatti male di solito ti danno meri risultati numerici su cui poi tu devi arrampicarti tipo sugli specchi per poter continuare a costruire la storia. Un esempio che si fa sempre è quello di Dungeon World. Se io dico attacco il goblin e tiro il dado, ottengo successo, sia il giocatore del personaggio che il GM dovranno inventarsi, non sapendo bene la situazione, come va avanti. Ed è un po' un terreno sterile. Se invece io dico mi lancio sul goblin con la spada a due mani senza pensare al pericolo che potrebbe accadermi, già ci sono degli spunti più interessanti e la mossa di conseguenza, se ha un outcome e ti dice ti esponi a un pericolo, il GM sa come, da cosa costruire per proporti quel pericolo. Altre caratteristiche fondamentali dei PBTA che non mi stanno venendo in mente in questo momento? Le agende. Bravissimo, vuoi parlarne un attimo tu, un minuto? Le agende sono degli imperativi che guidano le azioni e l'atteggiamento mentale che master e giocatori dovrebbero avere nel rapportarsi al gioco. Per fare una piccola parentesi su cos'è un PBTA, che cosa non è un PBTA. PBTA tendenzialmente sono quei giochi che hanno che regolamentano la conversazione al tavolo. La formula tipica del PBTA, sia per quel riguarda le mosse, sia per quel che riguarda le agende e i principi, è sempre se succede A, allora fai B. In modo che c'è sempre un sistema di stimoli o trigger, che vengono chiamati nel manuale, e di risposta. E questo porta avanti la conversazione tra giocatori e master e di conseguenza la storia. Ora, a livello di agende, diciamo che comuni a tutti i PBTA sono, dal punto di vista del master, quella serie di imperativi che ti invitano a descrivere il mondo con coerenza e fare atmosfera. Questo imperativo viene chiamato in diversi modi, in diversi PBTA, come può essere in Apocalypse World, viene detto inquadra il mondo attraverso una lente rotta, qualcosa del genere. Non ricordo l'esatta definizione, però potresti non esserci andato molto lontano. Sì, adesso mi prendo un attimo per cercare. Guarda pure, nel frattempo Filippo, c'è un elemento che ti ricordi che sia caratteristico. Ah, ecco, eccolo qua. Fai che l'Apocalisse sembri reale, fai che le vite dei personaggi non siano noiose, gioca per vedere cosa succede. Componente fondamentale, gioca per vedere cosa succede. Queste tre, declinate in vari modi, ci sono in tutti i PBTA, perlomeno in quelli fatti bene, e si traducono tendenzialmente in
descrivi il mondo in maniera coerente con la tematica del gioco a cui stai giocando. Quindi nel caso fai che l'apocalisse sembri vera, vuol dire descrivi scarsità di risorse, descrivi difficoltà a tirare avanti in un mondo che sta morendo, mentre invece in un cuore di mostro può essere descrivi una comunità che esclude chi è diverso, rendi i mostri umani e rendi gli umani mostruosi, e quindi invita all'empatia verso i mostri, e invita e crea esseri umani che invece hanno tutte quelle connotazioni negative che normalmente il folklore attribuirebbe alla mostruosità, in modo da creare questo paradosso, questo contrasto che renda giocabili i mostri, che non ti porti a pensare ma perché devo giocare un vampiro che uccide la gente, perché i veri mostri sono le persone con la loro indifferenza o con i loro razzismi e altri comportamenti, e mentre invece un'agenda del tipo rendi le vite dei personaggi non noiose, i diversi PVTA non hanno avuto molto modo di cambiarlo, di giocarci attorno, perché il nucleo è gioca non per avere il total party kill, non giocare come master contro i giocatori, gioca in modo da dargli occasione di superare difficoltà. In questo modo la vita dei personaggi non sarà noiosa, ma non sarà nemmeno frustrante, né per i personaggi di fiction che vivono nel vostro mondo immaginario, né per i giocatori che potrebbero trovarsi a pensare sì, ma il master ha le regole in tasca, le cambia o le reinterpreta a seconda di ciò che fa più comodo a lui, e ciò che fa più comodo a lui è sempre metterci in difficoltà, quando invece il compito del master non è mettere in difficoltà giocatori e personaggi, ma dargli qualcosa a cui reagire. Terza agenda, che gioca per vedere cosa succede, è il risvolto della medaglia di quello che ho appena detto. Il master a sua volta è uno dei giocatori, anche se ha autorità diversa, e è giusto che la sua curiosità, il suo gusto del narrare venga premiato, e quindi il master deve dare ai giocatori la possibilità di introdurre elementi di fiction, di usare la propria immaginazione affinché i giocatori anche stupiscano il master e gli diano qualcosa su cui costruire e gli diano un piacere nell'essere parte del tavolo, di non essere un regista, intrattenitore, scrittore e possibilmente anche cuoco, perché poi il master è anche sempre quello che porta la pizza. Non è vero, di solito la si offre il master, dai. Ah sì, di solito il master è anche incaricato degli stuzzichini, perché si gioca a casa. Papà via, sei proprio stato bastonato e sfruttato. Filippo, vuoi aggiungere qualcosa tra le caratteristiche dei Power by Apocalypse? Ma allora, il problema è che ormai per una sorta di deriva dell'autore stesso, Power by Apocalypse hanno preso talmente tante forme e dimensioni che è ovviamente difficile farci un... trovare dei nessi. Si possono fare dei nessi fra quelli più famosi, che sono quelli che hanno copiato di più dall'originale Apocalypse World. Tipo, un'altra cosa che c'è quasi in tutti sono i libretti, che, come dicevi. Sì, perfino allora, Fantasmi Assassini ha due libretti nelle edizioni. Ah, due libretti, italiane. No, esatto. Allora, secondo me è interessante vedere, perché alla fine anche Baker stesso ha fatto dei giochi che lui dice che sono Power by Apocalypse, che non c'entrano quasi niente, un po' capire l'origine di Apocalypse World, dei vari elementi che lo compongono, che poi si sono spezzettati e hanno preso delle altre derive, tipo Blades in the Dark e tutti i Forge in the Dark sono dei diretti derivati da Apocalypse World. Quindi per sua stessa missione di Baker
Apocalypse World è fatto da degli elementi che lui ha preso da altri giochi come ispirazione, quantomeno. Quello principale, che è quello che abbiamo detto all'inizio, sono le mosse. Le mosse vengono da un gioco che è molto interessante ed è antecedente, che è The Shadow of Yesterday. Non so se ve lo ricordate, se avete giocato. Dovrei averlo qua, tra l'altro. Adesso lo cerco finché ne parli. Perché quello è il più vicino parente, il Neanderthal di Apocalypse World. Shadow of Yesterday, perché se uno lo guarda e lo gioca ci trova un sacco di cose che ci sono poi state prese da Baker in Apocalypse World. Ad esempio, così a caso, anche se lui l'ha trattato in modo diverso, tu tiri sempre due dadi da 6. In Shadow of Yesterday c'è una meccanica che sono i segreti. I segreti sono delle mosse che hanno i personaggi e sono proprie, che ti fanno rompere le regole, ed è la stessa cosa che fanno le mosse dei personaggi fondamentalmente, perché gli fanno fare delle altre cose fuori da quelle che sono le regole stabilite, che è un po' il concetto della mossa del personaggio. Oppure il fatto dei nel senso, nel primissimo Apocalypse World, che poi è una cosa che si è persa, è come si faceva esperienza evidenziando le caratteristiche. Quella è un'altra cosa che deriva direttamente da Shadow of Yesterday, che sono invece le chiavi, che era una meccanica interessante, anche quella si è un po' persa. E la chiave ti dice, tu hai delle cose che se le fai ti danno punti esperienza, e sta roba è rimasta nei Power by Apocalypse. Tu a volte hai delle mosse che dicono, se fai sta cosa segna esperienza. È proprio direttamente una chiave di The Shadow of Yesterday, proprio paro paro. E poi il meccanismo di evidenziare le statistiche è un po' perso ormai, si usa quello del 6 meno, però quello è un gioco che diciamo è proprio il parente più stretto, secondo me, di Apocalypse World, oltre a Sorcerer, e ha un sacco di giochi e in qualche modo filosofia di Ron Edwards, che è l'altro. Di Blackbird, mi sembra di ricordare. Di Blackbird deriva da Shadow of Yesterday, perché ha le chiavi, è addirittura più vicino come design. Esatto. Però un sacco di cose vengono dai giochi di Ron Edwards. Ad esempio, gli orologi, i contatori delle minacce degli orologi, che poi hanno fatto il successo dei Forge in the Dark, sono basati sui bang di Sorcerer, che vi invito a riguardare sia la nostra giocata sia parliamo dei bang. Ma in qualche modo, tra l'altro, c'è questa leggenda che, come dice Marco, è vero. Cioè, un sacco di cose in Apocalypse World sono state messe da il modo in cui Baker giocava ad Ars Magica. Tipo, tutto quanto il libretto del Hald Order e la creazione della Holding è basata sulla creazione della Covenant di Ars Magica. Ma un sacco di prassi che Baker mette in Apocalypse World derivano da come lui giocava Sorcerer, a dei modi che usava Baker per gestire Sorcerer, o anche banalmente le stake question che derivano direttamente da Troll Babe, le mosse sessuali che vengono da uno dei supplementi di Sorcerer, che è Sex and Sorcerer. E in teoria tutta quanta la filosofia dietro gli Apocalypse War, forse la cosa più importante che li accomuna, è che derivano direttamente dal Story Now di Ron Edwards. Questa è la cosa che mi sento di dire che più di tutta accomuna il genere Power by Apocalypse. Beh, mi sembra una buona cosa. Vorrei aggiungere, a me, quando ho sentito dire questa cosa, secondo me è un buon mix tra il sistema tradizionale di giocare di ruolo e tutto il design di Ron Edwards per la storia emergente, che richiamava prima Roberto con gioca per vedere cosa succede, che secondo me è una delle novità più interessanti di questo motore, perché se prima in questo modo di giocare, quindi col GM, con i giocatori, GM mondo giocatori, si giocava una storia, oppure GM era costretto a inventare, improvvisare molto di più su basi molto più libere, adesso si ha una struttura che aiuta questa improvvisazione. Dicevamo, volevamo sentire, dai Filippo, adesso sono rimasto curioso di sapere qual è stata la tua esperienza con i Power by Apocalypse. Era il 2014. Correva l'anno 2014. Correva l'anno 2014 e l'economia stava iniziando a collassare.
No, di nuovo. È collassata di brutto. 2008 è collassata. 2008 è collassata. 2014 stavamo risplendendo di nuovo. 2014 ci eravamo abituati. E l'urca, allora, avevo appena scoperto Fate, che ero affascinato da sto gioco, poi mi è un po' passata la scimmia quasi subito, ed ero affascinato da Fate e volevo giocare a Fate, ma non trovo le persone con cui giocare. Allora lurcavo su una chat online che si chiama Uroll, e ho trovato Roberto, che ho incontrato lì. Ma Roberto, il nostro Roberto, questo Roberto. Questo Roberto che è qua con noi, che l'ho conosciuto lì, su Uroll, che sembra tipo una roba brutta per scambisti, che... Ma lo è. Che lo era, tra l'altro, probabilmente. E ha detto, cerco giocatori per un gioco misterioso chiamato... Leggende Metropolitane. Leggende Metropolitane. Io, già che giocavo poco giochi con l'ambientazione contemporanea, dicevo, figo, proviamo. Nessuno di quelli che... Tra l'altro ho giocato su chat, difficilissimo. Nessuno di quelli che con cui stavamo giocando ha capito niente. Tranne evidentemente io ho un barlume, perché Roberto ha detto, tu mi sembri l'unico non completamente deficiente, ti faccio entrare in una comunità dove la gente gioca a queste cose. E da lì sono andato su... come si chiama? Gente che gioca. Google Plus. Mi ricordo che ho fatto fumare dei cervelli cercando di spiegare il concetto... che le mosse sono prescrittive e proscrittive. Sì, impossibile. Semplicemente, se lo fai, lo fai, e per farlo lo devi fare. E questa cosa che il giocatore doveva spiegare i perché e i per come stava facendo quello che faceva prima di tirare i dadi, ha tipo distrutto il gioco. Sì, ha durato tipo mezza sessione, ma proprio la prima scena non si poteva fare niente. E quindi il mio primo gioco è stato Leggende Metropolitane, Leggende, esatto. Che è un power bar apocalypse di Roberto Giulio, e quello invece dopo è stato Monster Hearts, giocato il mio PBTA mai nato. Esatto, il primo invece pubblicato è stato Monster Hearts su Gente che G Plus. Mamma mia, pensa a te, quasi 10 anni dopo siamo ancora qui. Quindi l'anno prossimo festeggiamo il decennale di Leggende Metropolitane. Non bisogna portare leggende urbane su GDR Unplugged l'anno prossimo. È l'unica cosa possibile. Ma il gioco è lì, è scritto. A questo punto mi collego, ma Roberto, cioè, intanto a questo punto si viene fuori che tu hai scritto un Power by Apocalypse, e quindi ci puoi dire con cognizione, intanto ci dici qual è stata la tua prima esperienza, e poi ci dici perché e come hai scritto un Power by Apocalypse. La prima esperienza è stata Monster Arts, con membri della community di Gente che G Plus. È stata una giocata altamente soddisfacente. È stato anche uno dei primissimi giochi a cui ho giocato, a dirla tutta, perché c'erano stati vari tentativi con vari old school D&D e derivati, ma non ingranava, perché io lo trovavo noioso e perché era impossibile coordinarsi con la gente via chat. Il gioco mi è piaciuto così tanto che ho voluto fare un PBTA a mia volta, di puro entusiasmo. Il gioco è ispirato più a Monster Hearts che non all'Apocalypse World, infatti, compreso il fatto che ci sono le stringhe e altre cose che magari oggi a livello di design sono considerate superate. La mia storia curiosa è che io, masterando Monster Hearts, poi, perché è un gioco che ho masterato per anni a cani e porci, ho cuccato. Ho cuccato col gioco di ruolo, ed era Monster Hearts. Poi la cosa non è andata in porto, è durata 2 mesi, perché... come un auto male di nessuno, non eravamo compatibili. Se fosse stato Vampiri invece andavi in porto. Se fosse stato Vampiri sarei in questo momento non sarei disponibile a stare con voi, perché sarei sotto le lenzuola con una GOT. Ma potresti avere un canale che si chiama Giochi di Tenere. Oh là! Anche per sta puntata abbiamo fatto l'endorsement. Bene.
Di solito mi dà zero follower questa cosa, però mi scalda il cuore. Oh, non è colpa mia se l'unico posto dove puoi farti pubblicità è GDR Unplugged, che siamo in una lotta tra poveri qua. Comunque sto giocando a Sorcerer in questi giorni. Ma ecco, giocali su altri canali, Sorcerer, no? Giocali su altri canali. Ho giocato prima qui, poi sul mio, scusa. Ci ho anche dato il diritto di prelazione, più di così. Cioè, noi ti abbiamo creato, possiamo distruggerti. Diglielo, Roberto, possiamo distruggerti. Non penso che possiamo. Potremmo mai metterci a confronto con la grandezza di Filippo Poetano. Adesso quanti follower sei? Aspetta. No, un 300. Ah, ok. Hai un angolo della posta, ti scrivono, ti commentano. No, un angolo, no. Cioè, sì, ho qualcuno che mi scrive, ma non tanti come... A parte che oggi non c'è scritto nessuno. Quindi... Non tanti come me! Ok, poco da tirare. Vabbè, comunque, per andare avanti... Ma mutande non arrivano. Marco, comunque. Il tuo primo... Adesso, prima volevo fare un appello. Commentate qui sotto e dite che ci siete e che vi piace. Andate a mettere un follow su Giochi di Tenebra, così facciamo vedere che la community di GDR Unplugged ci segue. Ci sono di solito 100 view per video almeno. Questi 100 vanno su Giochi di Tenebra e mettono seguo. Comunque, forse l'hanno già fatto. Comunque, la mia prima esperienza... Allora, intanto posso dire che il mio primo Power by Apocalypse è stato Apocalypse World, ok? Ed è stato... Quindi tu sei uno che fa le cose giuste, sì. In ordine giusto almeno. Beh, okay. Non è che quello, è che quando giocavo a sti giochini stupidi non c'era Monster Art, non c'erano ancora i PBTA. Il primo a arrivare è stato Apocalypse World. E tra l'altro è stato strano. Allora, primo perché il manuale di Apocalypse World era scritto di merda, ok? Cioè, nel senso, l'autore, Vincent Baker, usava tutti i termini un po' strani perché voleva scriverlo un po' figota, bla 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 bla. Fatto sta che tu lo leggevi, già era una cosa stranissima come gioco, perché quando ti approcciavi a Apocalypse World c'erano questa cosa che erano le mosse e tu dicevi, cosa vuol dire fare una mossa, ok? Cosa vuol dire fare una mossa? E non era chiaro cosa voleva dire fare una mossa, ok? Fa conto che io prima avevo giocato a roba tipo Cani, Non cedere al sonno, Polaris, Love in the Time of Seed, cose del genere, Avventure di prima serata, cose del genere. E non era chiaro cosa voleva dire fare una mossa. Per cui la mia prima esperienza è stata leggere il libretto che tra l'altro ho comprato. Io ce l'ho l'edizione inglese originale del 2010, ce l'ho lì dietro, comprata a Oakland, San Francisco, in un negozio che non mi ricordo come si chiamava, e l'ho trovata lì. Sei andato a Oakland? Cioè eri a Oakland e hai comprato... Sì. Cioè, eri già a Oakland e hai comprato... Ah. Ero in viaggio in America, sono entrato in un negozio di giochi di ruolo, c'era sto Apocalypse World, ho detto, beh, è di Vincent Baker, lo prendo. Ha anche la t-shirt con scritto sono stato in America e tutto ciò che mi rimane è Apocalypse. No, ma ho i dadi di quel negozio perché ho fatto un sacco di foto. Io ho raccontato. Sono stato in America quando ancora non era Apocalypse World. Sì, praticamente. E non ci capivo un cazzo. E allora l'ho prestato e ho detto a mio amico, ho detto ciao Mattia, e gli ho detto guarda, leggilo tu e vedi se ci capisci qualcosa. In due ci abbiamo capito poco, però abbiamo trovato altre persone che si erano interessati. Ciao Luca, e poi chi c'era? C'era qualcun altro che ci aveva fatto provare. L'avevo provato all'Internoscon la prima volta. Prima volta ho provato Apocalypse World all'Internoscon in un mondo ghiacciato. Provato in un'ora e mezza, ho fatto una mossa, ok? Però mi è esploso il cervello. Cioè, per la creazione del mondo attraverso i libretti, le domande, tutte quelle cose lì. Le mosse che portavano avanti la fiction e ti davano agency sul mondo in una maniera che non avevo mai provato. Cioè, era la cosa più vicina all'esperienza classica di gioco di ruolo, D&D, però con un potere al giocatore... che non ha un'ebbrezza che non avevo mai provato. Cioè, univa l'ebbrezza di avventure in prima serata, in cui puoi dichiarare, non dico qualsiasi cosa, ma hai molto potere, ok? Con
il flow di gioco, il pacing di gioco del gioco di ruolo tradizionale, ok? E questa cosa è stata esplosiva, e infatti da lì in avanti è stata una voglia di giocare, è diventato il mio motore di gioco preferito, ed è diventata una cosa quasi a livello di droga. Ciao Lorenzo, benvenuto. Ciao Lorenzo, facci sapere qual è stata la tua prima esperienza con i Powered by Apocalypse, Lorenzo, e tutti quelli che ci seguono in chat, naturalmente. E sì, e dicevo, da lì ho provato cosa? Ho sostenuto il Kickstarter all'epoca di Cuori di Mostro. Non mi ricordo se ho fatto Kickstarter, però mi ricordo che c'era una versione beta che dovrei avere qua da qualche parte, in cui c'erano i libretti diversi, si stampava, era un PDF. Poi ho seguito lo sviluppo di Dungeon World, anche lì con il Red Book, mi sembrava si chiamasse la versione beta di Dungeon World. Anche lì sostenuta, poi hanno pubblicato, e poi tutti gli altri, Sagas, che è Off Islander, che è stato uno dei primi, anche quello è anche stato ospite nostro, Gregor Buga, sì. Ospite nostro, sì. No, che veniva, è venuto una con lui. Ah, pensavo su GDR Unplugged. È venuto a Gnocco. Ce l'avevo di fianco, seduto di fianco. È venuto anche a una Etrusco. È venuto. Io non sono mai stato. No, una volta sono andato a Etrusco. Allora, a Etrusco mi ricordo, io ero a casa, avevo gli amici là che giocavano con lui, e lui, la cosa che i messaggi che mi mandavano è: stiamo giocando con Gregor, è timidissimo, continua a alzare la X-card. E... No, su che cosa? Io voglio saperlo. Su Sagas of Islander. No, proprio sulle cose che... voglio capire le cose che Xava. Allora, c'era Anna che penso giocasse un bambino, una bambina, e aveva un rapporto con un familiare di tipo non proprio... e quindi tra violenza e sesso incestuoso... Continuava a alzare le X-Card. Cosa volevo dire? Che anno sarà stato? 2012? Beh, sai che forse l'hai centrato... 2012. L'hai centrato. Perché io ho iniziato a praticare nel 15 e già un po'... si era un po' persa quella cosa lì, poi intorno al 18-19, poi 20, Covid, è morto tutto, adesso ci sono le macerie, però prima mi ricordo che... No, allora, c'è stato... Venivano anche a giocare gli autori. Sì, però era... Cioè, se prima c'era anche una struttura diversa. Cioè, sì. Secondo me, nel 2010, che poi è stato gli anni che anche Apocalypse World ha vinto il Best of Show, qualcosa del genere, a Lucca, cioè c'è stata l'esplosione, c'era una struttura di editori, la triade, la chiamo io Janus, Narrativa, Coyote, che si davano, c'era l'entusiasmo della community, cioè all'epoca c'erano i volontari della community che correvano a dare una mano a organizzare le manifestazioni, cioè adesso c'è ancora volontariato, ma c'è meno quel senso di appartenenza, che ha portato cose negative e positive, cioè positive per l'entusiasmo, negative perché forse c'è stata un po' anche un po' una crociata da questo punto di vista, ok? Perché, e torniamo sull'argomento, molte volte ho sentito gente che ha detto sì, i Powered by Apocalypse belli, ma non hanno portato niente di nuovo, e secondo me qua torniamo all'argomento di quanto la struttura giocatori e ritmo di gioco e flusso di gioco somiglia al gioco di ruolo tradizionale, ok? Per esempio nella chat di GDR Unplugged poco tempo fa qualcuno ha detto: ma che differenza c'è tra una mossa e la meccanica di D&D in cui il GM dice tira il dado, il giocatore del personaggio tira il dado e il GM dice ok, hai successo succede questo, o hai fallito succede questo. Secondo me le due cose sono simili ma molto diverse, ok? Tieni presente che anche soltanto immaginare un gioco per computer che utilizzi il PBTA richiederebbe l'impiego di intelligenze artificiali avanzate, non è una cosa che puoi fare con un sistema di calcolo come per Neverwinter Nights, che usava D&D 3.5 o altri giochi che usano regolamenti tradizionali, perché è prevista una
un'interazione tra giocatori e master che semplicemente in altri giochi non è che non debba esserci, ma se assente il gioco può continuare. Si può giocare un'avventura scritta a D&D, non puoi giocare un'avventura scritta di un PBTA, perché la natura delle mosse è tale per cui le possibilità su successo e fallimento sono parzialmente preimpostate, sono una serie di prompt che poi vanno interpretati. Sì, è come se fossero dei, non dei tarocchi, ma degli arcani, tra virgolette, degli spunti che ti danno il là per poi descrivere. Questo è interessante, perché all'inizio io, quando mi sono approcciato, invece lo vedevo come un gioco per ingegneri. Pensa a te. In che senso? Che invece nella mia testa all'inizio era tutto estremamente regolamentato al pelo, che è vero peraltro. Allora, molto di più che secondo me ci sono dei paletti tematici, ma non espressivi. No, non espressivi, però, ed è una cosa positiva alla fine che sto leggendo, le regole sono molto più ferree. Secondo me state parlando di due argomenti diversi, cioè in pratica il gioco ti dice quando puoi dire cosa e quando puoi fare cosa e chi fa cosa quando, ok? E non solo, non puoi non farlo. Esatto. Cioè, non puoi dire stavolta non tiro la mossa. Ma non come, puoi proprio farlo. Il come o il quale sono in mano tua. Cioè, quello che dice Roberto è che è vero che la mossa ti dice puoi dire questa cosa, puoi rispondere a questa domanda, ma siccome la risposta è talmente dipendente dalla fantasia del giocatore, dall'inventiva, da quello che è successo finora, che una macchina non potrebbe inventarsi, servirebbe una IA, tra virgolette, non un semplice meccanismo alla Neverwinter Night che sceglie tra diverse opzioni. Certo, o meglio, non puoi giocarlo con degli output già scritti, perché alla fine tipo Neverwinter Night è tutto già scritto, quello che fa è previsto l'intelligenza artificiale tipo chat GPT e che invece tipo ti rielabora una cosa attraverso il suo modello neurolinguistico. Sì, l'albero con l'albero con le varie opzioni. Esatto, è come un'avventura testuale avanzatissima. Esatto. Con in più la lea dei dadi. Sì, no, infatti. Beh, come anche cosa, come anche Disco Elysium, non è che andiamo molto lontano. È bello perché a livello di scrittura è più raffinato, ma quella roba lì. Sì, assolutamente. Tra l'altro, sempre completando il discorso e andando a riassumere quello che abbiamo appena detto, praticamente le differenze, se vogliamo, tra un gioco di ruolo tradizionale, nonostante si somigliano tanto, e un Powered by Apocalypse, è che il Powered by Apocalypse definisce la struttura di chi può dire cosa quando. Cioè, l'MC, il maestro di cerimonie, tra l'altro, aperta parentesi, in alcuni Powered by Apocalypse la struttura dell'MC può farsi talmente trasparente, può farsi talmente estranea, che il gioco funziona lo stesso. Esempio, Cuori di Mostro. In Cuori di Mostro, se le relazioni tra i personaggi e il disequilibrio di relazioni tra personaggi è ben impostato, l'MC può tirarsi fuori e lasciare che i personaggi si muovano tra di loro e continuino a creare disequilibri. Perché, riprendendo il discorso che ha fatto prima Roberto, un elemento, un principio dell'agenda dell'MC, dei giocatori, è che la tua felicità viene sempre a un prezzo di qualcun altro. Quindi, non solo l'MC, a differenza del GM, può tirarsi fuori e il gioco può funzionare lo stesso, ma una cosa che cambia è anche l'autorità che viene data ai giocatori dei personaggi. Certe risposte devono essere demandate o possono essere demandate ai giocatori dei personaggi. L'esempio classico che si fa sempre, dove a volte viene anche cercato un inghippo, è: io non posso chiedere all'elfo in Dungeon World chi si nasconde dietro la porta davanti a lui, ok?
perché l'elfo non può saperlo. Però io posso chiedere all'elfo chi è il nemico che si è fatto l'anno scorso in queste zone. Perché? Perché l'elfo può, il giocatore dell'elfo può costruire parte del background del suo. Io posso demandare al giocatore dell'elfo questa parte del suo background e prendere spunto magari per mettere proprio quel nemico dietro quella porta. Perché una regola della... la cosa migliore che può fare un master in questa condizione in cui deve introdurre un'incognita è chiedere al giocatore, stesso esempio con la porta, ok? Cosa non vorresti mai trovare oltre la porta e cosa speri di trovare? E questi due input danno al master una marea di possibilità. Tra l'altro, può mettere una delle due, può mischiarle, può prendersi un appunto per una cosa da usare dopo e c'è sempre qualcosa per i giocatori da fare. Tra l'altro, questo meccanismo di chiedere fa parte dello strumento della conversazione, di mediare una conversazione, che è caratteristica fondamentale dei BBTA. Perché in una conversazione normale noi facciamo conto di essere seduti al bar. Io non parlerò sempre delle cose che penso solo io, ma ti chiederò, perché è normale in questa cosa, visto che siamo lì seduti assieme, dire: Roberto, ma cosa ti piacerebbe che ti succedesse domani? O cosa temi che ti succeda domani? E tu mi dici: ah, domani ho paura di essere investito da un cavallo. E io dirò: ah, allora cerca di non andare all'ippodromo domani. Non è una conversazione normale, è un botta risposta su cose che presumo interessino al gruppo di conversazione. Portandolo alla cosa di gioco, io chiederò al giocatore qualcosa che per lui è interessante e lo reincorporerò all'interno del gioco. Aneddoto: mi ricordo una giocata di Apocalypse World che mi hanno detto è stata terribile. Perché? Perché i personaggi avevano i giocatori avevano introdotto attraverso i loro personaggi delle tematiche, delle cose. Tra l'altro, una cosa figa dei Power by Apocalypse, io faccio l'esempio con Dungeon World, ma può essere fatto in qualsiasi cosa, è per esempio il druido. Il druido può trasformarsi in qualcosa. L'MC, la prima cosa che fa è: in cosa puoi trasformarti? E il druido può rispondere: ah, negli animali della mia zona, per esempio lucertole, daini, cazzi, orsi, eccetera, eccetera. Ma può anche dire: mi trasformo nei draghi perché nella mia zona vivono i draghi e quindi io ho imparato a trasformarmi nei draghi. E lì si può andare oltre come, quando, perché, eccetera, eccetera, ok? Questa cosa può essere incorporata. Dicevo, una delle sessioni peggiori di AV che ho sentito era un MC che non ascoltava i propri giocatori. Cioè, il personaggio diceva: ah, il mio giocatore e il mio personaggio vive con una banda di ragazzini in un posto dove vivono con la natura, eccetera, eccetera, e l'MC introduceva gli alieni. Così, a cazzo. Nessuno aveva mai parlato di alieni e lui introduceva gli alieni. Io capisco che l'MC, scusa, faccia parte del gruppo di gioco e debba divertirsi, però è come se una conversazione in cui tutti parlano del caffè, lui dice: ma sapete cos'è? A me piace l'ippica. Che problema è con cavalli? Infatti, volevo dire che, come dice Ron Edwards, il medium su cui si basa il gioco di ruolo è la reincorporazione. Perché alla fine noi stiamo raccontandoci una roba reincorporando quello che gli altri dicono, ma anche in qualsiasi gioco di ruolo è così. Nel senso, se anche tu giochi a Dungeons and Dragons, quinta edizione, tu stai reincorporando quello che dice gli altri per capire dove sono, cosa stanno facendo in questo momento, perché me l'hai detto tu. Quindi io sto reincorporando quello che mi hai detto tu. Se poi questa cosa qua la allarghi anche alla creazione del mondo condiviso e queste menate qui, è comunque reincorporazione. Se non c'è reincorporazione, non c'è il medium, non, è come se tu stampi un libro senza la carta. Sì, voglio dire, la cosa più importante, che è la cosa che mi piace di più dei PBTA come master, sono le domande iniziali ai giocatori, perché è quello che fa tutto. Se hai un master curioso che tempesta di domande ai giocatori a inizio sessione, molto probabilmente avrai una bella campagna. Infatti non è casuale che si chiami Master of Ceremonies. Lui non è il Game Master.
cioè non è lui che è il padrone del gioco, lui è lì per fare in modo che le cerimonie, cioè la conversazione, fili come deve andare. Quindi, nel senso, è chiaro che Apocalypse World è stato sviluppato in quel clima lì, che poi è stato sviluppato con Baker, che giocava ai giochi quelli lì di The Forge alla fine. Poi, per non stare a riaprire il discorso, però più ci penso, più penso che sia giusto, è che la vera cosa che mi accomuna tutti i Powered by Apocalypse in modo cosciente o non cosciente è il fatto che in qualche modo seguono la filosofia di design del story now. Anche quelli che non ci azzeccano un cavolo con Apocalypse World, che è talmente diversa la struttura, che però si chiamano comunque Powered by Apocalypse perché seguono questa filosofia. Cosa hai trovato lì? Cosa abbiamo lì? Questo qua è l'albero di derivazione, tra virgolette, di Sam Sowers, di Apocalypse World. Dei Powered by Apocalypse. Cioè, chi è figlio di chi, dove, quando. Adesso non riesco neanche a ingrandirlo, tra l'altro, vediamo. No, non riesco a ingrandirlo. Dovresti aprire l'immagine in un'altra scheda. Apri immagine, magari viene un po' più grande. Apri immagine in un'altra scheda. Prova ad andare lì, vediamo se te la fa ingrandire. Qua. Oh, guarda che bello. Allora, in cima tu hai lui, immagino. Adesso dove ci vado? Apocalypse World, ok. Poi sotto ci abbiamo Monster Hunter, di cui avevamo parlato. The Regiment, non ho mai sentito nominare. The Regiment era un Powered by Apocalypse tra i primi sviluppati, tra l'altro da Harper e Riddle, che Riddle tu lo conoscerai anche Harper, però immagino conosci anche un Riddle perché sei amante di quello dei vampiri. Com'è che si chiama? Undying. Undying, oh madonna santa. Vabbè. Ed era naturalmente su soldati, un gruppo di soldati. Poi abbiamo Monster of the Week. Monster of the Week, è vero, che è rimasto lì, non ha avuto figli Monster of the Week, stranamente. Tra l'altro, Monster of the Week, allora, di Monster Hunter abbiamo già accennato qualcosa. È interessante parlare di Monster of the Week perché forse è stato il primo che ha introdotto, a differenza di Apocalypse World e Monster Hunter, che sono comunque giochi sociali, infatti se vedete qua li assegnano come communal, sono cooperative, cioè hai un gruppo di personaggi che si scontrano contro qualcuno, in quel caso il mostro della settimana. Qui i Powered by Apocalypse vengono adattati, invece di avere relazioni tra i personaggi e disequilibrio nello status quo, qui hai una serie di personaggi che sono da premessa lanciati contro qualcuno, contro un obiettivo, per raggiungere un obiettivo. E quell'obiettivo, attraverso le mosse e i principi dell'MC, oppone resistenza ai giocatori, ai personaggi dei giocatori. Quindi cambiano i principi, quindi se non ricordo male, ha principi come rendi la storia emozionante, rendi il mostro vivo, crea dubbi, metti in difficoltà i giocatori, eccetera, eccetera, che somigliano agli altri ma sono più diretti a scontrarsi con i personaggi. Infatti in questi giochi, quelli di solito cooperativi, la presenza dell'MC somiglia molto di più a quella del GM dei giochi tradizionali classici, cioè il GM, l'MC non può tirarsi fuori, altrimenti il gioco smette di funzionare. Sì, in Apocalypse World e in Monster Hearts non è necessario che ci sia un boss finale di fine stagione da affrontare, il punto è esplorare la comunità, esplorare i rapporti tra i personaggi e tra i personaggi e il mondo. Invece in Monster of the Week c'è sempre una serie di ostacoli che poi vanno a raccogliersi in un cattivone finale. E mi viene da dire che comunque in Apocalypse World e in Monster Hearts una cosa molto importante che deve fare l'MC è di fare in modo che non ci sia mai lo status quo. Vero. Ed è molto interessante perché c'è un parallelismo molto dritto fra Monster Hearts e Apocalypse World, che è in Apocalypse World non è possibile che tutti vivano bene.
se qualcuno sta vivendo bene, vuol dire che sta facendo vivere male qualcuno. Esatto. E questo qualcuno non vuole vivere male. Tra l'altro, a parte parentesi, a livello proprio di sopravvivenza, perché Apocalypse World è stato ambientato proprio nel post, perché c'è scarsità di risorse. No, scarsità di qualsiasi cosa, sì, che sia di cibo, di bellezza, di protezione. Se tu hai un qualcosa, la stai togliendo a un altro, e questo altro quindi farà di tutto per averla, sta cosa. Mi pare che fosse scusa, vai. No, finisci, visto che il discorso era quello. Cioè, mi pare che fosse nell'introduzione di Apocalypse War che dice: hai abbastanza carburante e abbastanza proiettili. Esatto. E tutto il resto manca. Scarsità di, esatto, tranne carburante e proiettili. Arrivo subito. E in Monster Hunter c'è lo stesso discorso, ma sulla felicità. Se tu sei felice, vuol dire che in qualche modo stai rendendo infelice qualcun altro. Anche in un modo assolutamente passivo, tipo: ma io me ne sto qua a farmi i cavoli miei. Questa cosa, comunque, l'MC te la deve usare per far star male qualcun altro. Eccolo, è lui, di Oakland. Eccolo qua, questo qua arriva da San Francisco. E sta cosa qua dello status quo è una cosa che si è un po' persa negli altri. Tipo, Dungeon World non ce l'ha. O meglio, hai sempre il fatto che ci deve essere questa minaccia nel mondo, un po' come Monster of the Week, ci deve essere il mostro. Però non c'è il discorso dello status quo. Sagas un po' ce l'ha. Beh, sì, dire. Sagas è un altro di comunità, quindi come... Sagas prende i due aspetti, forse. Sia quello di Monster Hearts che di Apocalypse World, perché è ambientato fondamentalmente in un mondo pre-apocalittico, non so come definirlo, ma non c'è da mangiare mai, tipo. Ed è tutto sulle relazioni, tra l'altro. Quindi quello, secondo me, è uno dei più riusciti. Potremmo dedicarci un qualcosa come per fare archeologia ludica. Poverino, del 2013, sento vecchio io. Allora, abbiamo un sacco di giochi da giocare, però devo dire che se scrivete nei commenti qua sotto, se vi fate Patreon, cioè i nostri Patreon, ci prostriamo anche per i Patreon, per cui sapete cosa fare. In realtà c'è già una giocata sul canale, vecchia, di Sagas. Non sapevo, allora vabbè. Lo rigiocherai sempre volentieri, anche perché col senno di poi, dopo anni, magari hai altre cose interessanti da dire, un altro sguardo da fare. Voi che ci state guardando sapete cosa fare. Sì, anche perché questa cosa di rigiocare giochi dopo X tempo, secondo me è comunque utile. Tipo io, per roba completamente personale che non vi interesserà, per quello che sto giocando in questi anni, mi sento di tipo di rivalutare Undying, che ci ho sputtato sopra così tanto. No, io continuo a sputtarci sopra. Poi magari sì, però... No, in realtà non magari ci... Magari prima ci sputavo sopra per motivi sbagliati, vabbè. No, in realtà non ci sputo sopra, ci ignoriamo amabilmente. Però scendi un po' sul coso. Aspetta, prima di scendere andrai di fianco a Dungeon World, che ne è stato parlato a bizzeffe, che è la versione Monster of the Week, però con le meccaniche che vogliono rendere omaggio a Dungeons & Dragons, ma quello di cui volevo parlare era World of Dungeons, che magari qualcuno non conosce, ed è praticamente il Power by Apocalypse ridotto all'essenza. In pratica hai una sola mossa, che è sfidare il pericolo, la declini a seconda della caratteristica che usi per sfidare il pericolo, ed è un po' il seme, l'antesignano, di Blades in the Dark. Perché non hai più le varie mosse che tematizzano, che variano la storia, che danno i diversi kick alla storia, mai una mossa unica, che è per esempio il tiro azione, all'essenza il tiro azione di Blades in the Dark, che a seconda della caratteristica che viene usata dà diversi spunti, e la fiction che ne deriva ti dà lo spunto per poter continuare la storia. Dicevamo, passiamo da Tremulous, grande illusione, grande profumiera di Roberto Giugno, che però ha avuto un sacco di diramazioni. Perché sono abbastanza... Sì, è l'unico che ha tentato di fare Call of Cthulhu Power of Apocalypse, non ce ne sono più stati dopo. Tra l'altro con una caratteristica bellissima, e cioè di solito la creazione del mondo
veniva attraverso delle domande di curiosità che ispiravano l'MC, ok? Però di solito venivi lasciato abbastanza libero sulle domande da fare ai libretti. Cioè, se c'era il ranger, gli chiedevi che boschi frequenti. Se c'era il lupo mannaro in Monster Art, gli dicevi com'è il tuo branco. Ma in realtà non c'erano domande che guidavano. Qui invece... Poi ci sono domande forti e domande deboli. Cioè, se tu a Lupo Mannaro gli chiedi come la vedi sta Juve, non è che... Allora, è una domanda forte, perché beh, puoi visto che ha introdotto questa caratteristica, spieghiamo un attimo come dovrebbero essere fatte le domande dall'NC. Perché magari qualcuno che ha provato i BBTA non si rende conto di quali siano domande forti, come li chiami tu, e domande deboli. Prova a spiegare un po' la differenza. Tendenzialmente il master dovrebbe lasciarsi ispirare. È vero che non c'è una guida alle domande del master. Questa è una cosa che recupera un po' quel vecchio mito del bravo master che questi giochi cercano di distruggere. Però di fatto non c'è mai stata una guida a come fare le domande in un PBTA. Tendenzialmente il master dovrebbe ascoltare la presentazione iniziale che i giocatori fanno a freddo, quindi come sono gli occhi del tuo personaggio, dice occhi incavati, occhi curiosi, occhi possessivi, cose del genere. L'origine soprattutto. L'origine, quindi aspetto, vestiario, espressione, origine, le due righe di introduzione che fa, e cercare in queste cose degli spunti, delle cose che lo incuriosiscano per creare fiction. Quindi chiedere che cosa significa il fatto che tu hai detto che hai i vestiti stracciati. Perché non hai vestiti normali? Cosa ti è successo? E lì il giocatore può rispondere con una storiella su perché è in questa situazione e su cosa gli è successo, che a sua volta può portare ad altre domande. Il problema è che le domande devono essere sempre provocative, ma le risposte a propria volta devono comunque andare a parare da qualche parte. Una risposta del tipo non lo so può funzionare alcune volte, ma non sempre. Se tu mi dici che vieni da San Francisco, dove frequenti un negozio di giochi di ruolo, ok, e io ti chiedo perché non sei più a San Francisco, questo vuol dire che io l'ho trovato interessante e tu giocatore hai la responsabilità di soddisfare questa mia curiosità, altrimenti non si va da nessuna parte, è una cooperazione. Sì, rischi. Allora lo citerò io perché è un elefante nella stanza, è un po' la questione del rimbalzo che cita sempre Filippo. Cioè, se io ti faccio una domanda provocativa e tu mi dai una risposta fiacca, non ci sarà il rimbalzo si fermerà lì e non avrò più la possibilità di costruire sulla tua risposta. Elemento di actual play. C'è stato il caso c'è stato il caso infame all'interno della community. Chi faceva parte della community nel 2011 magari se ne ricorderà ancora, per gli altri è solo una curiosità, del giocatore X che aveva deciso che il suo personaggio stava avendo una crisi di panico e si chiudeva in bagno a Monster Art. E il master a dirgli che cosa scatena la tua crisi di panico, non lo so, ce l'ho e basta, non esco dal bagno. E gli altri giocatori dicevano in che modo, usando le meccaniche di gioco, quindi offrendo una stringa, offrendo esperienza, posso convincerti a uscire da questa situazione di stallo in cui il tuo personaggio non fa niente e non interagisce con nessuno. E la risposta era: non c'è niente che tu possa fare perché ha una crisi di panico. E il master che chiede: ok, in che modo la tua crisi di panico ti porta a fare un'azione efferata che mette tutti in pericolo? No, io non faccio niente, io ho una crisi di panico. E questa cosa ha distrutto una campagna.
quella volta. Secondo me è interessante qua. Allora, intanto vado, scusa, apro una parentesi per citare Lorenzo Trenti che in chat ci scrive su un qualche blog di The Gauntlet. Jason Cordova, autore di Brindlewood Bay, diceva che asking questions is the secret of source of any PBTA. È la salsa segreta di ogni PBTA. Ed è vero. E mi aggancerei a quello che hai detto per chiarire una cosa: la differenza tra giocatore e personaggio. In Monster Art soprattutto, ma in giochi che coinvolgono emotivamente i giocatori, è molto spesso facile confondersi col personaggio. Perché? Perché le emozioni sono talmente grandi e talmente confuse tra quello che succede in gioco e quello che prova il giocatore, che a volte si fa confusione. Premessa, le meccaniche di sicurezza sono lì apposta, perché se il giocatore ha bisogno di prendersi una boccata d'aria, una pausa, di riprendersi da emozioni che lo stanno overwhelming, lo stanno soverchiando, è giustissimo prendersi il proprio tempo, perché stiamo comunque giocando, ok? Però è anche vero che se io sto come giocatore, giocando, costruendo in un gioco che prevede di costruire la storia insieme agli altri, e sto bene, dovrò dare il mio contributo, è mia responsabilità dare il contributo affinché tutti insieme costruiamo questa storia, rispondendo alle domande, oppure staccandomi un attimo dal personaggio e magari mettendolo anche nei guai. Perché mettersi in gioco come personaggio, mettere in gioco il proprio personaggio o metterlo a volte fuori dalla propria zona di comfort può essere interessante. Per esempio, se l'MC ti viene da chiederti la domanda che hai fatto prima, perché hai lasciato San Francisco a cavallo, tu puoi rispondere non lo so, oppure potresti dire perché là ho lasciato ricordi spiacevoli. Ah, l'MC allora ficca la mano nel vasetto di Nutella e comincia a dirti: ah, è successo qualcosa di brutto, quindi che cosa è successo di brutto? Qualcosa con un familiare che è mancato? E tu puoi prendere lo spunto e costruirci sopra. Tra l'altro, se ti va di dirlo tu, Filippo, così variamo un po' le voci, anche il discorso di quanto è lecito spingersi in là con una domanda provocativa. Allora, qua è un po' il discorso delle loaded question, cioè tu puoi fare una domanda che se uno ti dice sono orfano, tu chiedi come sono morti i tuoi genitori. Poi è una domanda soft, perché tu hai già detto che sono morti, esatto, che non li direi più. Una domanda, una loaded question invece è: il mio personaggio si chiama Amanda, io ti dico come sono morti i tuoi genitori, tu dici come? Cioè è loaded, perché nella domanda sto aggiungendo già una cosa nel nostro universo di gioco, e tu non la puoi, cioè ok, se proprio ti dà molta noia puoi rifiutarla, ma è prassi dire: ah ok, è morta perché è in un incidente aereo. E manco tu eri pronto a sta cosa qua, e lì è un po' il buttarti una roba, una palla curva che non ti aspetti, per vedere dove va e farti andare in direzione che non ti aspettavi, che è un po' una cosa che piace della filosofia dello story now, tendenzialmente, che si va in una direzione dove nessuno dei presenti sa dove si sta andando, versus invece giochi dove uno si è preparato la sessione. Per quanto lo puoi giocare a sandbox, le robe te le sei preparate. Quindi diciamo che se dovessi spiegare che cos'è le domande cariche, direi questo. Mi sembra abbastanza chiaro. Mi riaggancerei a dove eravamo partiti, e cioè a Tremulous. Perché? Perché Tremulous introduce una meccanica per creare la situazione di gioco iniziale nel mondo di gioco attraverso delle domande. Ci sono degli scenari, non mi ricordo come si chiamava il primo, ma aveva il nome della cittadina dove si andava a giocare, e in pratica cominciava a fare delle domande a cui dovevano rispondere i giocatori, i personaggi dei giocatori, e delle domande a cui avrebbe risposto in segreto l'MC
per costruire la situazione iniziale di gioco, con magari i culti, le loro intenzioni, la situazione di personaggi, ciò che erano a conoscenza. C'era uno strato a conoscenza dei personaggi, come in ogni buona avventura di richiamo di Cthulhu, e uno strato invece che nella cittadina stava succedendo e che non era a conoscenza. E queste dipendevano anche dalle risposte, erano derivative dalle risposte che avevano dato i personaggi, ma erano già contenute nella creazione iniziale dello scenario, invece che essere lasciate libere completamente al piacere dell'NC. Purtroppo Tremulous aveva il problema dei libretti un po' sottili, anche le mosse aveva mosse poco stimolanti. Tremulous basate su vantaggi meccanici che non spingevano la fiction. Ricordo sempre con amore quando ho trovato un passaggio segreto come medico studiando una vecchia che aveva dei dolori. Ma andiamo avanti, scendiamo in questa catena, troviamo la generazione di Monster Week seconda edizione, Urban Shadow, eccetera eccetera. Partiamo da Urban Shadow, che forse è interessante perché sì, è uno dei peggiori mai scritti secondo me. Stanno scrivendo la seconda edizione peggiorandola, ed è tipo da 2 anni che deve uscire il Kickstarter. Allora, se la seconda edizione è di un gioco brutto, come minimo deve essere 2 volte più brutta. Ma lo è, cioè, leggendo le anteprime sarà così. Allora, secondo me aveva in una macro struttura, secondo me per niente elegante, ok? Anzi, forse addirittura brutta, con mosse che... Infatti Urban Shadow per me è stato quello che mi ha fatto coniare il modo di dire PBTA la Magpie in senso negativo, ok? Una sovrabbondanza di mosse, una sovrapposizione di mosse. Tra l'altro c'è stato un designer che ha cercato di spiegare come si sceglie la mossa pensando a quello che si vuole ottenere con la mossa, quindi la differenza tra usare una mossa e l'altra non è più quello che fai per farla, come nei PBTA, ma quello che fai per ottenere qualcosa, proprio quella cosa meccanica dopo. E secondo me è di una ineleganza assurda. Però alcune cose belle le aveva. Cioè, il fatto di voler farti giocare questo mondo, un po' il mondo di tenebra, tra virgolette, con le varie fazioni, di voler fare i libretti dei vari esseri sovrannaturali, a livello di color era sicuramente interessante. Introdurre, non so se sia stato il primo, però il discorso delle fazioni che si contendevano la città era assolutamente interessante. Anche se non fatto bene, il doppio layer mosse di fazione e mosse di personaggio, anche questo era interessante. Cioè, c'erano alcune mosse che influenzavano il tuo rapporto con le varie fazioni della città e c'erano delle mosse che invece influenzavano il tuo rapporto con gli altri personaggi. Ho riassunto, c'è qualche altra cosa brutta che vogliamo dire su questo gioco? Ma in realtà non lo conosco moltissimo. Io di questa generazione di PBTA penso di conoscere soltanto Monster of the Week seconda edizione. Night Witches, no? No, non so cos'è. So la tematica delle Beatrici, ma non ci ho mai giocato. Sì, diciamo, di questi qua io salverei Monster of the Week seconda edizione, che è uguale, Night Witches e The Warren. Forse salverei anche Uncharted Worlds, giusto per essere di manica larga. Allora, ai tuoi, su cui spenderai anche 2 parole. Allora, Night Witches, intanto perché è di Jason Morningstar e si vede dal design, perché Jason Morningstar ha questa cosa di essere molto meccanico nei giochi che mette. Infatti Night Witches forse è il primo che introduce un sistema di economia interna di token che puoi scusa, non è vero che le introduce, perché anche in Monster Art le stringhe fondamentalmente sono token, però in questo gioco si vede proprio che vuole essere estremizzato questo concetto. Tu praticamente, facendo mosse di relazione durante il giorno con le tue compagne aviatrici, accumuli questi gettoni che poi spenderai durante le missioni aeree per cercare di tornare viva a casa, ok?
molto meccanico, un'economia da board game che si sente parecchio. E tra l'altro anche molto storico. Jason Morningstar è famoso anche per un'attenzione al dettaglio storico, ok? The Warren invece interessante, allora, per due motivi. Il primo, che giochi conigli, ok? Quindi una cosa molto particolare. Seconda, conigli conigli, non conigli antropomorfi, conigli conigli, ok? Proprio conigli. Seconda cosa, che ha dei libretti molto essenziali. Ha libretti con una mossa. Quindi, a differenza degli altri PBTA, tu acquisisci una mossa ed è la mossa che caratterizza il tuo personaggio, tra virgolette. Per cui o combatterai o scapperai o sarai curioso o cosa. È molto interessante questa costruzione del libretto, in cui prendi una mossa e la metti sul libretto. L'altro interessante che aggiungerei alla tua lista è Legacy Life Among Ruins, che personalmente non mi è piaciuto quando l'abbiamo provato sul canale, però ho trovato molto interessante a livello di design. È un po' ingiocabile Legacy. È ingiocabile? È un papocchione ingiocabile, secondo me, sì. Allora, secondo me ti devi prendere la briga di, come Urban Shadow, di gestire la situazione di gioco e le mosse. Perché praticamente... Ho giocato varie sessioni, ho tipo 6-7 sessioni di una campagna, quindi lo conosco abbastanza. Le mosse per gestire la parte quella zoom out non funzionano. Cioè, non generano cose. Ah, ok, lì posso essere d'accordo, però è sicuramente interessante il fatto che abbia il doppio layer su mosse per gestire a livello macro la situazione e mosse invece all'interno delle scene per gestire tra i personaggi. Quello sì, ci ho trovato veramente poche, cioè la parte micro non si parla con la parte macro. Sì. O meglio, no, poi l'altra cosa che mi disturbava è che non ha un focus. Se tu guardi i vari libretti degli enclave, sono troppo bizzarri tutti quanti, quindi ogni enclave ti introduce una quantità di roba nella fiction pazzesca, quindi c'è tipo gli alieni psichici, i biomutanti da una parte, quelli che fanno i riti sessuali con le droghe, quindi ognuno è un piccolo bambino speciale, è come se giochi con tre sordi che non si ascoltano. Secondo giocare a Apocalypse World, che invece è super focalizzato come setting. Da come ne parli, è come se ogni enclave si sarebbe potuto fare un PBTA diverso su ogni enclave. Tipo. Oppure ne bastava una, cioè nel senso che dici, ok, facciamo che c'è quella che si fa le orge con la droga, non che c'è anche i mutanti psichici alieni e la megafauna, cioè nel senso... C'è anche quello un po' il problema. Allora, sono d'accordo con te, assolutamente. Infatti, secondo me richiede l'impegno da parte dei giocatori di interagire tra le diverse fazioni, che invece sarebbero a sé stanti. Allora. Poi nel 2016 abbiamo Apocalypse World. Inizio, se c'è un po' le merde. Allora, sì. C'è The Undying numero 1. Allora, però, diciamo, per chi non lo conosce, cosa caratterizza Undying? Undying non ha i dadi. Oh! È un sistema di risorse, sangue. Ha solo un sistema di risorse, che se uno dice che figata, no, è una cazzata. Vabbè, dai, è una caratteristica. Secondo me è un esperimento di design che comunque ha dei risvolti interessanti. Può piacere o non piacere, a me non piace. Però dei risvolti di... Sai che i PBTA senza dadi, compresi, poi lo vedremo perché c'è Dream Apart e Dream Askew come derivazione, secondo me, allora, per me non piacciono perché permettono mi bloccano la testa sui ragionamenti di quello che potrei fare. Ah, perché se io ho due gocce di sangue l'altro ne può avere tre, quindi prima ne faccio uno con lui, poi ne faccio uno con lei, poi faccio questa cosa. No, io muoio. Questo è un po' un gioco da ingegneri. Esatto. Sì, da commercialisti e avvocati. The Veil, anche quello è completamente ingiocabile. Sì, problema di Magpie, PBTA di Magpie. Sì, Epilion. Oh, allora, Epilion non lo... C'è giochi di draghi. È quello dei cuccioli di drago. È quello dei cuccioli di drago. Draghi. Cioè, la cosa che un po' mi turba è che sono proprio tutti quanti draghi e basta. Sì. Cioè, non è che ci sono draghi in un mondo con gli umani, tipo, no, sono solo draghi. Quindi, mentre in The Warren tu giochi conigli, ma sono conigli veri con problemi da conigli... Lì sono tutti draghi, quindi potevano essere anche tutti quanti unicorni, era uguale. Sì,
Fondamentalmente sì. Sì, è più che altro cioè, ha puntato tutto sull'estetica del kawaii cuccioli di Hai drago. saltato. Un po' tipo Ryutama. Hai saltato Fellowship? Fellowship, allora, l'ho saltato perché non l'ho mai giocato. Secondo me non è troppo male, ma non l'ho mai proprio mai giocato. Allora, io non l'ho giocato, ho assistito una giocata, ok, a una campagna. È molto meccanico, ha di interessante che introduce, cioè limita di più l'MC. L'MC non è più il maestro di cerimonie, ma è l'overlord che ha delle mosse e deve contrastare i personaggi. E i personaggi vanno contro l'overlord. È come se avesse un libretto suo, tra virgolette, che in realtà non ha un Il libretto, libretto però. dell'Overlord Child Master. Mask! Mask di questi è quello che secondo me è meglio fatto. Guarda. Anche perché introduce una cosa nuova. Cioè, introduce proprio una meccanica nuova che è stata poi ripresa da altri giochi. Cosa che nessuno di quelli di questa edizione ha fatto. Ovvero le condizioni. Noi stiamo giocando a Thirsty Souls Lesbians. E usa le condizioni di Masks uguali, che invece di avere i punti ferita, tu hai delle condizioni emotive che quando ti capita è un cues per interpretare il tuo personaggio e per fartele passare fa una cosa brutta. Oppure un altro ti tira su di morale. Vero, però ti contraddico perché di fianco c'è The Sprawl, che è un Dimmi anno solo che prima cosa ha introdotto di bello. di Blades in the Dark, introduce la struttura a colpo di Blades in the Dark con gli orologi. Quello è vero. Ah? E adesso cosa mi No, ma racconti, sai eh? perché? Perché non l'ho mai giocato, quindi Non hai mai non mi giocato The sente. Sprawl? No. Campagnona Quindi non. dobbiamo fare, campagnona con l'espansione, i Campagnolo di miti di Sprawl. No, no, Cthulhu. infatti ci posso parlare poco perché appunto non lo conosco per parlare molto di So che ha quel avuto gruppo. molto successo. So, di questi qua, The Sprawl forse ha avuto più successo di Apocalypse War seconda edizione. Sì. Sì, diciamo pari merito con Masks. Allora, Forse secondo Masks un po' di più. me Mask ha avuto la sfortuna che non è mai arrivato in Italia. A livello internazionale i due più celebrati sono The Sprawl e Mask. In Italia purtroppo Mask non è arrivato. Così. Passiamo alla riga. Quante righe ci sono? Non è che possiamo farle tutte. No, ma quasi finito. Ok. Ma direi di prendere i Anche più perché più vai notori. sotto, più raschi il fondo. No, Ho visto ok. una cosa che. Allora, uno a testa, segnaliamo uno a testa quelli più interessanti. Se vuoi partire tu, Filippo. Allora, di questi qua, di tutti questi? O Ah, dice, allora, o co due comincia dalla per riga, andiamo e scendiamo poi verso il Allora, fondo. la seconda edizione di Monster Hearts ha cambiato del paio di cosette, non troppe, però. Io pre la preferisco. Ah, quella cosa che ha trasformato le mosse dell'NC in reazioni, che in teoria funzionano uguali, però secondo me evolvono il concetto di quello che deve fare l'MC, perché non è più. Cioè, già in Monster Heart l'MC, come dicevamo prima, può essere opzionale, tra virgolette. Qui, trasformando le mosse in reazioni, estremizza ancora. Diventa non un pungible, però un respingente da flipper. Quando c'è bisogno, quando succede una cosa che va a sbattere contro il respingente fa cose, ma se no la pallina va per conto suo in altri posti. Ah, perché il focus è totalmente sui personaggi, non ci E sono nemmeno le minacce. ha tolto la cosa delle minacce e l'ha resa completamente opzionale. Che meglio, eh? Allora. E, no, di questi qua io avrei tre menzioni speciali in realtà. Beh. Dille. Sono Blades in the Dark, Dream Apart, Dream Askew e Ironsworn, perché sono i tre giochi che hanno creato una nuova corrente. Ah, interessante. Hai settato Blitz in the Dark. No, l'ho detto. Blades in the Dark, Ironsworn e Dream Apart, Chissà Dream Askew. perché se l'avevo cancellato, scusa. Sono tre che hanno creato Blades in the Dark, Forge in the Dark, Dream Askew, Dream Apart, I Belonging Belonging and Are Unbelonging Belonging. e Ironsworn, si chiama, c'ha un nome anche lui, tipo I Sworn qualcosa. Forge in Iron, Sworn by, Sworn by. Sworn by, esatto, che è campione di vendite su E drive-thru City of RPG. Mist e Zombie World? Ah, Zombie World, vabbè, non se lo caga nessuno. Zombie World era anche simpatico, cioè le carte. Beh, e tra A me era l'altro piaciuto Zombie World.
è gioco in cui prevarico. Esatto, poi Marco prevarica a giocare a Zombie World, quindi... City of Mist invece è completamente ingiocabile. È uno dei peggiori giochi mai letti nella vita. Ma peggio City of Mist o Ryutama? Tra l'altro penso pubblicato di due da Isola di Il... No. Urca. No, non... No, ti prego, non può averla pubblicata Isola di Il... Cioè, proprio le scelgono proprio bene. Sto andando a cercare. Roberto se n'è andato per non essere citato in tribunale. Dove è andato? Allora, City of Mist... Sì, o Ryutama. Isola, no, Isola Ilion. È sempre loro, mi dispiace. Penso molto peggio Ryutama comunque alla fine. Cioè City of Mist, se ignori tutte le regole, magari puoi anche tirarci fuori qualcosa. Ryutama no. Allora, a me di solito piace dire che in City of Mist hanno preso parte dei Power by Apocalypse, parte di Fate, parte di non mi ricordo cos'altro, e hanno preso tutte le parti peggiori. Hanno mischiato insieme. Il peggio di Apocalypse World hanno preso. Esatto. Comunque confermo Isola Ilion. Sì, sì. Ti salutiamo. Ciao, Isola Ilion. Non fossi andato per non essere citato in tribunale. Allora, però io devo fare un appello. Anzi, no, lo faccio in fondo, lo faccio su Heroes World, perché non riesco a contattare l'autore che vorrei portare in Italia Heroes World e non riesco a contattare l'autore. Comunque, io citerei Bluebird's Bride, che è interessante perché i libretti sono diverse personalità di un personaggio, la Bride, e quindi c'è il meccanismo della condivisione del personaggio. Okay. Bluebird's Bride aveva una cosa che mi ha fatto storcere il naso parecchio, che è una mossa che si attiva quando metti a disagio il giocatore. Sì, che bastava fare che metti a disagio il personaggio, non il giocatore, ed era a posto. Sì, sì, è abbastanza tossica come logica, e dopo anni a menarcela su linee veli ed X-card è un passo indietro. Ma poi soprattutto non è neanche interessante per il gioco, perché mentre era molto interessante se metteva a disagio la personalità, quello sì, perché così avevi cose, cioè personalità venivano messe a disagio da cose diverse, il giocatore no, perché? Cosa significa? Concordo. A questo vorrei aggiungere Alas for the Awful Sea. For the Awful Sea, che è la ballata sui mari crudeli in italiano, a cui ho collaborato anche per la traduzione, e a parte essere coinvolto nel progetto qua e là, però l'ho trovato super interessante, con alcuni problemi a livello di libretti, perché sono interessanti come premessa, cioè questi navigatori eccetera eccetera, però devi metterci molto impegno per approfondirli, ok? Devi metterci sono un po' sterili, molto tu come giocatore. La parte bella è la costruzione delle isole, secondo me, perché la costruzione delle isole deriva molto, tornando a quello che dicevamo all'inizio, Edwards, e quindi la creazione dei conflitti, delle poste in Troll Babe, e quindi le città in Cani nella Vigna, che invece è di Baker, che è un meccanismo, tra l'altro, scusami, vai. Che è un meccanismo di creazione interessante, dicevo. Tra l'altro ricordiamo che Iron Sworn è il papà di Sworn by Ghostlight, che è stato il nostro gioco dell'anno 2022. Tra l'altro andatevi a vedere la giocata e fateci sapere se volete che proviamo anche l'altro scenario. Poi c'è c'è anche un altro mio guilty pleasure personale, che è Cult Divinity Lost. Ah, bravo. Ti dico, gioco di merda. Non è, poverino, non... Allora, c'ha delle cose un po' storte, però si può giocare, ve lo assicuro io. Allora, diciamo la verità. Cult ha un'ambientazione super affascinante, forse addirittura più bella di quella di Vampiri, e se no comunque se la gioca, ok? Quella di Vampiri è una delle più brutte che abbia mai letto, quindi no, è sicuramente meglio Cult. No, a me piace molto anche quella di Vampiri con Caino, poi vabbè che ha le derive Splatbook eccetera eccetera, però l'idea non è male, ok? A me è piaciuta. Il problema di Vampiri è che ci sono questi cattivoni fortissimi che si chiamano Giovanni. Che razza di nome è? Come fai a prenderli sul anche, serio? C'era anche in Pokémon è così, c'erano i cattivoni che si chiamavano Giovanni. Esatto, siamo a quei livelli lì. Cioè,
se la storia, guarda, poi è chiaro che dici no, è il concept bello, questo sono bravi tutti, no no, io parlo della storia dei vampiri, proprio del metaplot, cioè, scusami sono il vampiro Giampiero, no, sembra un personaggio di JoJo. Comunque dicevi cult. Ah, dicevo cult, ha un'ambientazione, una lore bellissima, ok, il sistema di gioco Powered by Apocalypse funziona, ok, non è il migliore, non ha colpi di genio straordinari, se la cava, ok. Il problema è che non so se i designer, non so se gli editori, non so se l'hanno pubblicato come se fosse un tradizionale col pacchetto di avventure da giocarci assieme. Con gli scenari scritti da Matthew Dawkins, che non capisce circa niente, e che salutiamo. Salutiamo, ciao Matthew. Cioè, devi giocarlo senza leggere gli scenari e anche senza leggere... Cioè, nel manuale è scritto dettagliatamente il setting. Quindi l'inferno, metropoli... Quelle parti devi ignorarle fondamentalmente, perché ti fanno nei piedi e basta. Se ignori una serie di cose, tieni però quel mood lì. Le mosse, alcune sono anche salvabili, tutto sommato. Diciamo, è per giocare una cosa simile con Cthulhu, userei più Cult che Tremulous. Sì. Le mosse, sì. Funzionano un po' meglio. Sì. Non lo so, io a me è rimasta ancora, cioè, sarà perché sono un amante tradito, però a me rimane ancora quella cosa che dire Tremulous potevi essere l'amore della mia vita e non lo sei stato. Invece no. Cioè, sono un sottone con Tremulous, cioè non c'è niente da fare, non ci sono con niente, ma con Tremulous sì. Pensa che con tutto il male che ne abbiamo parlato io lo rigiocherei ora. Ma anche, ma quando è che lo rigiochiamo Tremulous? Dopo 30 Soul Lesbians e prima di Saga of Deathlander giochiamo a Tremulous e troviamo i passaggi segreti nelle vecchie. Nelle vecchie, no. Oddio, ma le duole, lo sternocleido mastoideo, questo significa che le scale sono nascoste. Ma qua c'è una leva. Tiri. Allora, siamo a un'ora e mezza di registrazione, è il momento di andare in conclusione. Intanto invito chi ci sta, anche perché stavamo facendo degli annuendo sessuali sulle vecchie, esatto. Quindi, non so Twitch che politica abbia in proposito, ma mi dissocio. Allora di salutarci dopo. Allora, intanto se ci sono domande dico di farle, soprattutto quando vedrete questo video su YouTube, fateci sapere se ne volete degli altri, in tal proposito, o se volete degli approfondimenti, perché abbiamo fatto una panoramica sui PBTA, ma per esempio potremmo approfondire come si crea il scenario iniziale, come si fa la fase di creazione, tra virgolette, come funzionano i libretti, ci sono un sacco di cose per cui potremmo fare delle... C'è anche una cosa, c'è un nuovo sport che è far scrivere a ChatGPT un Power by Apocalypse, te lo sa fare bene? Allora, io i Power by Apocalypse non ho provato, io ho provato a dire a ChatGPT creami un gioco di ruolo e ti dico poteva starci nel calendario dell'avvento. Dell'avvento? No, ma specificatamente se gli dici scrivimi un Power by Apocalypse su andare il lunedì in ufficio, te lo fa. Dai, cioè l'hai provato? Sì. Interessante, dopo provo, domani provo. Cartel e Moonpunk abbiamo qualcosa da dire al riguardo? Io non li conosco. Allora, Cartel so che parla dei trafficanti di droga. Sì, non mi sembrava troppo male. Ah, no, ma no, ci sono delle menzioni speciali che non ci sono, tipo Passion de las Passiones. Sì, e Brindlewood Bay. Brindlewood Bay, esatto. Proprio di vecchie, di vecchie infoiate. Allora, ti fanno delle domande sulla chat che stai ignorando bellamente. Ne stavo per dire, no, non stavo ignorando, è che volevo, siccome è un argomento che poi va a toccare anche il post PBTA, cioè il futuro dei PBTA, ok? La domanda di Lorenzo che mi fa due volte, ha ragione, l'ha anche evidenziata due volte, ci ha speso i 100 punti dei cosi. E... ci ha speso soldi, tu ignori... No, non so, minuti di visione, punti canale. Non ho ignorato, però volevo andare. Rispondo tra un attimo. Prima parliamo di queste due menzioni speciali, già che siamo sull'argomento. Per cui lascio a te parlare di quello che hai detto, che non mi ricordo più. E io ho detto... Ah, Passando la Spaziones. Ah, no, ecco, Passando la Spaziones nasce per giocare alle telenovelas. E uno dice che ridere, ma in realtà introduce una roba, proprio una meccanica nuova ai Power by Apocalypse, che
non mi ricordo se non ha, no, hai da, non ha le statistiche, mm-hmm. hai comunque i dadi, okay. e tu non tiri più hot, cold, che ti perri, tiri in base a un questionario di tipo tre domande. Ogni volta che rispondi a un sì a questa domanda per mossa, hai un più uno. Quindi se è no a tutte, hai zero. Sì a una, hai più uno, eccetera, eccetera. Una cosa così. Mm. Quindi ha questa roba qua che... Quindi ti invita ad andare verso le risposte positive, sì, perché alle sono domande che sono tantissimo legate al genere delle telenovelas. Ah. Quindi più hai quelle robe lì, più avrai successo a farle. Per esempio, un altro argomento interessante dei Power by Apocalypse sarebbe il modo di fare esperienza, che sono stati esplorati diversi tipi, e alcuni sono quando fai 6 meno, altri sono quando tagli la statistica, eccetera, eccetera. E Roberto, preparati su Sworn by the Ghostlight, che è un derivativo di Aerosworn, mm-hmm. e come Aerosworn permette di giocare in solitaria. Magari puoi dire due cose prima di andare alla parte finale. Però prima di questo volevo parlare di Brindlewood Bay, che questo PBTA in cui c'è la signora in giallo, le vecchie di paese che lottano contro la cospirazione dei grandi antichi. La cospirazione dei grandi antichi è un po' una cazzabubola messa lì, ma è interessante perché è un PBTA in cui puoi arrivare alla risoluzione del mistero meccanicamente attraverso le mosse, accumuli, risorse che puoi andare a spendere nel tiro finale per risolvere il mistero, e quindi c'è una risoluzione del mistero che è interessante anche meccanicamente e a livello di board game, tra virgolette, cioè c'è una sfida ludica all'interno. Tra l'altro interessante anche perché, come, e qua mi leggo a Aerosworn, ti chiede qual è la cosa che speri che non succeda e te la rivolta contro come outcome della mossa. E era una cosa che succedeva già in Fantasmi Assassini. È quella cosa che, tra l'altro, non abbiamo parlato di Fantasmi Assassini, ma sarebbe... approfondiamo due minuti. Fantasmi Assassini praticamente è un PBTA, è stato fatto da Baker, dichiarato PBTA, in cui ci sono il libretto dell'esploratore urbano e il libretto del fantasma. Ognuno ha delle pagine con delle mosse, tra virgolette, delle cose da fare, e che si rimpallano l'uno con l'altro, costruendo la storia e scoprendo attraverso la pesca delle carte se l'esploratore urbano sopravvive alla sua avventura. È una sorta di libro game per due. È molto affascinante, secondo me. Sì, con meccaniche PBTA dentro. Di due parole su Sworn by Ghostlight e la meccanica di giocare da solo, se te la ricordi, se no lo dico io. Ah, Sworn by Ghostlight, io quello che posso dire è che giocato in due mi sembra molto più soddisfacente che non giocandolo da solo. Perché hai la componente dell'altro giocatore che introduce cose inaspettate. Mm. Esatto. E ha la caratteristica che sostanzialmente si tira contro una track per determinare una track che va ad accumulare risorse man mano che succedono cose in fiction, e c'è la track per quello che stai facendo sostanzialmente e la track del caso, se lo hai risolto o se non lo hai risolto. A differenza di Ironsworn è un pelo più strutturato. Si capisce meglio che cosa devi fare e come, perché hai un caso da risolvere, non hai un mondo da esplorare finché non trovi una quest da risolvere. E per quel che riguarda il gioco in solitario, appunto in virtù di queste track, non c'è una necessità meccanica di un altro giocatore. Però la presenza di un'altra testa fa molta differenza. Sono d'accordo. Ho visto che... Ho chiesto a ChatGPT di scrivere un PBTA su fare il postino in Germania. Ah, è venuto molto bene. Ok. Dice, in questo gioco, se hai il postino in Germania, hai queste mosse, consegnare alla posta. Allora, quando intanto potevi farglielo scrivere in italiano, perché ChatGPT parla anche italiano. Funziona molto meglio in inglese, ChatGPT, non si può fare usare in italiano. Quando consegni come non si può fare? Posta, io gli parlo sempre in italiano. Tira più cool, con 10 più scegli 2, con 7 9 scegli 1. Tra arrivi a destinazione senza incidenti,
impressioni il destinatario per la tua efficienza e professionalità, scopri un segreto sulla tua comunità. Sfidare gli elementi. Quando affronti un clima sfavorevole, tira più tough. Con 10 in più arrivi a destinazione sano e salvo e in tempo. Cos'è, te no, arrivi, ma scegli uno. Sei in, stai un po' peggio di prima. È un po' peggio, esatto. Sei in ritardo, il tuo equipment è danneggiato. Oppure gestire una Karen, che è quando confronti un cliente complicato che non è felice del tuo servizio, tira più charm. 15 più riesci a risolvere la situazione e il cliente è soddisfatto. Con 9 risolvi la situazione, ma scegli uno. Si è fatto un nemico, è tirato attenzioni non volute su te stesso, si è aperto problemi futuri. Quanto riflette la tua esperienza da postino in Germania? Ma c'è il problema che il 10 più non crea fiction in queste mosse. Cioè, il 10 più ce la fai, te la metti in tasca, non... la situazione non evolve. Quando invece un 10 più si può risolvere in una bottiglia di vino fuori dalle festività comandate. Non è vero. Leggi il deliver the mail. Il 10 più ti fa trovare un indizio sulla tua comunità. Mm-hmm. E da ma lì, il problema è che se io trovo un indizio sulla mia comunità, finisco in galera. Cioè, tipo, la cosa giusta da fare è far finta di niente. Esatto. Allora, una serata dove ChatGPT scrive giochi. Riprendiamo in mano la situazione. Fateci sapere se la volete, che casomai ce la organizziamo. E riprendiamo in mano la situazione per andare a rispondere alla domanda di Lorenzo e andare a parlare del un po' com'è il futuro dei PBTA, ok? Allora, la domanda di Lorenzo era se i PBTA sono ancora il mio motore di gioco preferito. Allora, sì, nonostante si vedano fortemente i limiti di questo motore, ok? Dopo 13 anni che questo motore è stato usato, provato, sfruttato, si vedono anche le possibili soluzioni ai problemi. Per esempio, un problema che ho sempre trovato con i PBTA è la... sono due i problemi, ok? Il primo è che si riassumono in le mosse. Il primo è che non esiste un... anche se i Baker hanno detto che lo stanno facendo, un SRD dei Power by Apocalypse, e tra l'altro non abbiamo citato Simple World di Avery Alder, che è praticamente un PBTA ridotto ai minimi termini, ok? Consigliato per chi vuole sperimentare design con i PBTA, però non esiste un PBTA senza il color, ok? Senza la fiction, perché le mosse, le meccaniche di gioco, i principi, eccetera, eccetera, tutto il design dei PBTA hanno al loro interno il parte della fiction di riferimento. Una tematica come minimo. Sì, un tema, un colore, un tono, qualcosa che ti dica come costruire la storia, ok? Perché una mossa in Noir World sarà diversa, o dovrebbe essere diversa, in una mossa in Apocalypse World, una mossa in Monster Art, eccetera, eccetera, ok? Quindi l'integrazione delle mosse col sistema rende... di fatto più complicato creare giochi e scenari e hack. Perché? Perché tu devi declinare le mosse con la fiction e costruire un gioco in cui abbia all'interno parte della fiction. Non puoi semplicemente dire tira 2 di 6 e hai successo ma fallimento, perché sarebbe un PBTA veramente scarso. Ogni buon PBTA è una sorta di piccolo studio su un genere o su una tematica, e dipende fortemente dall'esperienza che il designer ha con queste cose. Perché infatti nella nostra community c'è un modo di dire che è fare il professore di francese, che deriva da un notorio esempio dove c'era un giocatore che voleva fare in Monster Arts il giocatore di francese, che era però completamente fuori tema quello che il gioco vuole fare.
Prossimo obiettivo fa scrivere alla chat GPT un gioco, un PBTA sull'essere professore di francese. Non so. Tra l'altro aggiungerei, perché per esempio per la stessa fiction di riferimento, l'autore potrebbe voler affrontare sotto diversi aspetti questa fiction di riferimento. Perché per esempio, faccio un esempio stupido, nel noir tu potresti voler affrontare essere la femme fatale, essere l'investigatore, essere il caso... Ok, e a seconda di questo costruire delle mosse diverse, dei libretti diversi, dei ruoli diversi all'interno del PBTA a seconda di come vuoi far giocare i giocatori e la fiction che vuoi scrivere. Ok, o quello gioca a Leggenda Metropolitana, vero? Che faremo l'anno prossimo. l'altro grosso limite che ho riscontrato è il dover conoscere le mosse, cioè quando inizi a giocare un PBTA, di solito c'è quella componente che c'è anche nei tradizionali, in cui il GM, o l'MC in questo caso, si sostituisce in parte al giocatore del personaggio e dice quando attivare le mosse. Però nei PBTA, di solito quelli fatti bene, non il giocatore, quando fa qualcosa, il tavolo di gioco dovrebbe dire sto attivando la mossa. Insomma, dovrebbe essere chiaro che si sta attivando la mossa. E però in qualunque gioco devi sapere le regole tendenzialmente. Sì, però c'è differenza tra un gioco in cui ti dice ok, quando il GM ti dice di tirare il dado, tu tiri il dado e quella è la regola, ok? Ed è easy. E c'è per esempio anche quando mi capita di giocare a Gloomhaven, ok? Per dire, non lo faccio provare a un giocatore che so che ha mezz'ora, un'ora, quello è, ci vuole certo impegno. Ecco, anche nei PBTA, anche se lo puoi sostituire, aiutare il giocatore, comunque ci vuole un certo impegno. Per esempio, una soluzione, l'ho vista cercare una soluzione, nei Blades in the Dark, che è una soluzione che da certo punto di vista, dal punto di vista della semplicità, è più semplice, perché tu usi un verbo, ok, dicendo quello che vuoi fare, però d'altro canto non ha l'outcome, il kick della mossa, il kick nell'outcome della mossa che ti aiuta a costruire la storia. Quindi vantaggi e svantaggi. Resta ancora in assoluto il mio motore preferito. Sì, anche il mio. Anche il mio. Forse un'evoluzione interessante è quella di Ironsworn. Infatti, riflettendo, perché è da un pezzo che naturalmente come tutti vorrei fare anch'io un PBTA, col tempo a disposizione non ci se la si fa, però per esempio una variante che su cui vorrei sviluppare anch'io è piuttosto quella di Ironsworn, cioè rendere chiaro qual è l'innesco, rendere chiaro il tiro di dado che devi fare, rendere chiaro cosa c'è in gioco sia in positivo che in negativo. E a quel punto hai tre elementi su cui si può giocare per costruire la fiction. Perché se tu vai a convincere la maestra di francese, tenendo sempre le cose, la maestra di francese, che devi andare a casa di corsa perché tua mamma sta male, non serve la mossa per sapere che se la mossa va male, quello su cui andrai a puntare sarà o non poter andare a casa o la madre che sta male, perché sono le cose che interessano al giocatore e sono tematicamente interessanti. È chiaro che deve essere stabilito prima quali sono i temi interessanti per ogni personaggio o per la situazione in gioco. Ho detto cazzate? Sì, vabbè. No, non ho detto cazzate, sono cose giuste. Diciamo qualcosa da dire come frase finale. And that's all, folk. No, un takeaway a testa. Un takeaway a testa. Lui Power of Apocalypse. Su perché sono così, perché ci piacciono. Allora, io posso dire come chiusa finale una cosa non esattamente positiva. C'è che la situazione dei Power by Apocalypse al momento è abbastanza stantia, il motore in sé non sta più evolvendo e le sperimentazioni tendenzialmente vengono ignorate perché sono troppo diverse dai classici più amati. Mi viene un esempio per tutti, 21 Guns and 42 Guns,
italiano di Jacopo Frigerio, che specialmente Fortitude Guns non sono cattivi giochi, ma non riescono a trovare lo spazio che magari meriterebbero, perché il panorama è stra-inflazionato e chi deve scegliere un PBTA probabilmente ne sceglierà uno che è già famoso. È un po' tipo guardare una serie, alla fine guardi le serie che sono famose. Ho fatto l'esempio con Fortitude Guns perché cerca di fare qualcosa di nuovo con il suo sistema di token e anche di come sono gestite le responsabilità al tavolo. Marco? Allora, io vorrei dire una cosa positiva. Allora, per quelli che non hanno mai provato i PBTA e per quelli che li hanno provati, ok? Allora, per quelli che non hanno mai provato i PBTA, quando vi approcciate... Allora, a me è successo, altro aneddoto, che le curiosità sono interessanti. Una volta mi è successo di assistere a una giocata del Mostro della Settimana. Hanno giocato, i giocatori raccontavano poco quello, cioè non raccontavano come il personaggio faceva l'azione, quindi no, per farlo lo devi fare, diveniva un po' ignorato, ok? Che gioco era che non ho sentito? Monster of the Week. Monster of the Week. E cosa è successo? Alla fine della giocata l'MC ha detto: ragazzi, volevo introdurre una regola, un house rule. Vi ottenete più uno se narrate come fate le cose. E io ho pensato: ma è già una regola del gioco? Perché? E mi dà a pensare che molto spesso uno si avvicina ai Power by Apocalypse pensando di sapere già come si gioca, ok? Invece i giochi di ruolo, un po' come i giochi da tavolo, hanno ognuno delle regole, ok? È un errore che faccio anch'io collegandomi a quello che dicevi tu prima. Io adesso quando guardo i PBTA cerco le cose tradizionali dei PBTA. Quando si allontanano molto fatico a vedere se un gioco è bello, perché non so cosa guardare, perché mi sembrano che siano una cosa fatta male, diversa, troppo strana, eccetera eccetera. E invece bisognerebbe approcciarsi con una mente aperta e giocare il gioco secondo le regole che ti dice. E molto spesso invece ci diamo pensiamo di sapere già come si giochi le cose. Per quelli invece che hanno già provato i PBTA, secondo me, allora, a parte che non abbiamo parlato dei Bob, non abbiamo detto, apro una parentesi per chi non sapesse cosa sono praticamente dei Power by Apocalypse, quindi hanno le mosse, non hanno dadi, ma di solito fare una mossa debole, quindi una mossa che ti causa svantaggio, ti dà dei token che puoi spendere per fare una mossa che ti dà vantaggi contro altri personaggi. Non c'è l'MC di solito, per esempio c'è Bacalakian, Bailakian, non mi ricordo come quello sud-asiatico, sud-est asiatico, cioè il folklore sud-est asiatico, che può introdurre l'MC. E in pratica è un continuo scambio tra giocatori che si autoregolano, okay? Attraverso questa gestione interna dei token. E questo per completezza. E il discorso che stavo facendo prima, quelli che hanno provato i PBTA, invece di guardare con un occhio curioso come si fa nei PBTA, essere pronti ad ascoltare, e perché secondo me invece i PBTA evolvono, solo che siamo noi che pensiamo che guardando fuori dalla finestra ciò che vediamo sia sempre uguale, e invece è sempre in continuo mutamento. È che vedendolo tutti i giorni le cose ci sembrano sempre uguali. Non so, io ho l'impressione che siamo arrivati a un punto in cui i giochi che non innovano sono colpevolizzati di non innovare, e i giochi che invece cambiano un po' le cose in tavola sono visti di malocchio perché contraddicono i classici. Per l'esempio per eccellenza che viene al momento è Absurdia, in cui il commento generale è stato: bello, bello, gioco figo, ma è il solito PBTA.
Sì, certo. Beh, effettivamente cambiava solo i libretti, cioè a livello di struttura, e l'abbiamo evidenziato che cambiava i libretti, però a livello di struttura sembrava Urban Shadow. Diciamo, la cosa che viene da dire è che cioè, Power by Apocalypse alla fine sono tutti quanti nani sulle spalle di un gigante che è stato Apocalypse World, che ha proprio fatto, secondo me, una grande rivoluzione nel panorama dei giochi di ruolo, perché ha fatto vedere in modo chiaro certe dinamiche che erano magari dinamiche al tavolo che erano implicite, mentre lì le ha esplicitate, quindi ha proprio aperto il cofano. Vedendoci il cofano dentro sei riuscito a creare delle macchine, dei giochi che funzionano meglio. Ora, da continuare a copiare il progetto iniziale, andare avanti, ormai lo fanno tutti e non ha più niente da dire, perché ormai sono cose che, per chi le ha giocate, chiaramente sono ovvie. Non so neanche se ce n'è bisogno di un'ulteriore rivoluzione, oppure chissà che cosa avverrà dopo. Diciamo che la cosa importante da ricordare è che Apocalypse World è nato raccogliendo tutta una serie di spunti da altri giochi, alcuni che, se leggete la ludografia di Apocalypse World, dici: ma che minchia è sta cosa? Cioè, cita come ispirazione XXX Extreme Strig Lug di Ben Lehman, che costa $1,000,000 su Drive-Thru RPG, il PDF, di 16 pagine, e giochi tipo Vin Diesel in Fast and Furious. E quella lo cita come una delle sue ispirazioni per Apocalypse World, un gioco che non si è inculato nessuno. Quindi, di come la cosa che veramente innova è un po' anche la comunità, provare giochi nuovi, anche mezzi fatti, mezzi no, e da quella roba lì magari nascono altre cose. Dici: ma io, giocando a quel gioco lì, mi sono reso conto che uso queste pratiche, le formalizzo per un gioco. Quindi, mentre i Power by Apocalypse nascono al contrario, nascono con il gioco già fatto e tu devi fare una copia, mentre Apocalypse World è nato dicendo: io ho giocato ad altri giochi, me ne faccio uno io nuovo. Quindi è chiaro che è difficile che verrà fuori una roba veramente rivoluzionaria dai Power by Apocalypse, perché sono per forza derivativi. Anche tutti quelli che abbiamo citato non hanno veramente niente di così copernicano come è stato Apocalypse World. Blazing in the Dark non è niente, Belonging Outside Belonging pure, Iron Sworn pure, perché Iron Sworn semplicemente ti fa fare quello che faceva Apocalypse World, ma da solo. Quello per me è il pregio principale che ha Iron Sworn. Non si sa neanche se bisognerà aspettare un'altra generazione prima di fare un'altra rivoluzione copernicana, se il lobby morirà prima, non si sa niente. Basta pensare come giocava la gente 30 anni fa, quanto era diversa l'esperienza. E, cioè, il mio vero suggerimento non è giocate ai Power by Apocalypse, ma è giocate ai più giochi possibili, perché se Becker non avesse giocato a tutti quei giochi lì, anche bislacchi, non ci sarebbe Apocalypse World e non avremmo nessuno di quelli che abbiamo giocato, che abbiamo citato oggi. Giocate ai giochi del calendario dell'avvento. Esatto, che solo quelli sono 50 ormai. Sì, tra l'altro devo cominciare a organizzare per quello di quest'anno. Devo sentire Baker, devo sentire. Ma ora che c'è già ChatGPT è facile. Beh, no. L'anno prossimo lo facciamo con... Anzi, ne facciamo uno con ChatGPT e gli altri invece autori. Questa è una buona idea. Però che input... Questo argomento. Che input mettiamo dentro? Il gioco di ruolo del Natale? No, tu hai un input e scrivi, cioè quello fatto da ChatGPT e quello fatto dall'autore umano, devi capire tu qual è uno e qual è l'altro. Gioco di ruolo di 200 parole e vedi che cosa si butta fuori. Sì, poi mi fa come gli autori, e non faccio nomi, che mi fanno il gioco di ruolo da 4.000 parole e dico: non sono riuscito a fare di meno. Sì, vai, però quegli autori ti dicono anche: io te lo mando per così, per cortesia, non stare a metterlo. No, io posso recuperare una chat e c'era scritto: tu fanne quello che vuoi. Esatto. E io ne ho fatto quello che ho stagliuzzato e l'ho ficcato dentro, perché sti autori vanno controllati. Sti autori devono essere... Guarda cosa succede, guarda Babylon, guarda cosa è successo con Babylon. 3 ore e mezza di film che poteva stare in 1 ora e mezza. Va bene. Salutiamo, che a questo punto ci siamo. Invitiamo call to action.
Invitiamo tutti quelli che hanno guardato questo video, che hanno trovato interessante, oltre a sostenerci naturalmente, ma anche a farci sapere qui sotto qual è stata la loro prima esperienza con i PBTA, cosa ne pensano, se volete altri video così su altri sistemi di gioco, se volete approfondimenti sempre sui PBTA, se volete giochi di ruolo di ChatGPT. Tra l'altro domani lo posto sui social di GDR Unplugged, quello del postino tedesco, perché è interessante, perché no? Posta anche quello sul professore di francese. Sì, però me lo devi mandare in italiano, perché noi siamo italiani. No, non si può. No, ma non si può. Lo fa, dai, diglielo. Guarda, io la prima volta... Non parla in italiano, ha molti meno dati, poverino. Io la prima volta gli ho detto, guarda, parli italiano. Lui mi fa, sì. Io ho detto... Chiaro, però, no. Sarà molto peggio. Il fatto è che il gioco professore di francese andrebbe scritto in francese. Ah, beh. Allora... Direi che a questo punto salutiamo, invitati, vi ho invitati, rilancio domande, posto già, salutiamo chi ci ha seguito in chat, in live, ciao Lorenzo, ciao a tutti quanti, ringrazio Filippo, ringrazio Roberto, noi ci becchiamo la prossima settimana, probabilmente, tra l'altro sto cercando di organizzare anche altre cose, perché oggi mi è venuta voglia e ho sentito alcuni autori per venire a parlare con noi in live dei loro giochi. Per cui, che ne sa, fateci sapere se vi piace di più la chiacchiera o le giocate, e così noi ci organizziamo anche per fare quello che... Entrambe le cose, nel senso. Lo so, però il tempo è quello che è, per cui facciamo un po' e un po', facciamo. Tanto adesso dobbiamo giocare a Tremulus, dobbiamo giocare. Va bene, allora io vado per mandare il fine live, vi si vuole bene, ciao a tutti. E Filippo, tu che lo conosci, mi devi dare il numero di telefono dell'autore di Iron Sworn. Thank you.